6. Siamo con Giancarlo Minardi, presidente di Formula Imola, e oggi è stato presentato questo grande appuntamento di tennis dentro l'autodromo di Imola. E lei prima ha sottolineato come molti piloti siano appassionati di tennis. Ci sarà Berrettini, Matteo Berrettini, ma vediamo anche che cosa succederà nel maggio del 2023. Ma diciamo che questa è un'iniziativa, una delle tante che ci siamo proposti per cambiare un po' quello che è la filosofia del circuito. È chiaro che avere, come ho detto prima, partendo col botto, perché avere il numero uno italiano già che ha dato la sua adesione è un motivo di soddisfazione e d'orgoglio. Io credo molto che CC Lab Consultant siano in grado di organizzare questa che è una novità a livello non solo locale ma anche a livello nazionale e internazionale. Sì, effettivamente il tennis è uno sport che è molto vicino al motorsport, anche perché è una di quelle pratiche che i piloti fanno per mantenersi in forma, quindi direi che quasi tutti giocano a tennis, più o meno bravi, ma quasi tutti giocano a tennis, per cui c'è un connubio tra quello che è il motorsport, l'automobilismo, e quello che è questa nuova strada che stiamo percorrendo per diversificare le attività dell'autodromo di Imola. Grazie.